Possibile però, eh? Strega Larsen, ma che cavolo fai? Cioè, ma come ti puoi permetti che era 3 di recupero poi, se non mi sbaglio, 5 quello che era. Era 3, cioè, proprio al 97esimo, al 95esimo. Ma come puoi fare? Cioè, era proprio così, mi sembrava così, cross di uno del Milan, come se doveva vararla, e la prende di mano. Ma era finita la partita, era finita la partita. Ma che cavolo fai? Potevi regalare una partita vinta con alla Juve, eh sì, all'Udinese e superare anche la Sampdoria. Perché se vinceva, superava la Sampdoria, che la Sampdoria infatti ha pareggiato. E infatti l'Udinese ha pareggiato, quindi poteva superarla. Proprio Strigel Larsen, mi sa che oggi era un po' tondo, era un po' tonti, ma non poco, ma proprio tanto, eh. Tanto tanto, regà. Niente, finisce 1-1 allo stadio San Siro, allo stadio Meazza, casomai uguale, ma che non importa. Primo gol di Rodrigo, comunque l'Udinese, vabbè, il Milan ovviamente, tante azioni. Anche l'Udinese nel secondo, no, nel primo tempo, non so, perché io non l'ho vista tutta la partita, l'ho vista proprio 2 minuti, cioè pochissimi minuti, perché stavo guardando ovviamente quella della Roma, cioè non guardo quella della Roma, guardo quella del Milan. Che cavolo! Allora, stavo dicendo, ho visto che il secondo tempo mi sembra che l'Udinese l'abbia giocato meglio, però ovviamente l'ho visto riassunto la partita, se no non potevo commentare questa partita. Credo che ha giocato meglio il secondo tempo, perché il Milan nel primo tempo ha fatto molte più azioni, se, da come ho visto. Infatti ha segnato Rodrigo, ci è andato anche vicino, come stavo dicendo, ci è andato anche vicino Llorente, che ovviamente, se non lo sapete, è dell'Udinese. Dopo, cioè, avete capito da dove è passato, scusate la telecamera, è passato dal Tottenham al Napoli all'Udinese, cioè dal Tottenham dopo 3 anni, 2 all'Udinese. Che è? Allora, Ronaldo al Benevento, al Benevento tra 2 o 3 anni. Così. Beh, però un bel colpo secondo me per l'Udinese, perché deve, visto che è andato via Lasagna, è andato all'Hellas Verona, quindi se gli serviva un attaccante, secondo me è un buon colpo, perché al Napoli non giocava per niente. Poi l'ho già detto all'inizio video, al 97esimo, che fa Strigel Larsen? Che fa? Così, 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 fa così, così. Ma che? Stavo dicendo, fa così. Prende, cioè come salta in aria, fa. Ma potevi regalare un 3 punti d'oro, d'oro per l'Udinese. Cioè, poveretti, anche l'Udinese, sprecano sempre tutto, sprecano ogni santa cosa, porecce. Mi fanno pena certe volte. A me le squadre un po' meno delle altre squadre, tipo Juventus, che sì. Quando vincono, stanno vincendo con una squadra molto forte, molto più forte di loro, e stanno vincendo, poi, sempre all'ultimo, succede qualcosa, mi fanno pena, pena. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro mio video. Io vi aspetto un altro post partita. Che ne so, una squadra. Oggi gioca anche l'Inter contro il Parma. E Parma molto male quest'anno, eh. E Crotone credo che già retrocessa. Difficile per Crotone, eh. Anche per il Parma. Parma che stava vincendo 2-0 due volte, è stata recuperata due volte. Raga.